16 giugno. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo. Il Vangelo si può vivere solo dal Vangelo, nel Vangelo, in Cristo, da Cristo, con Cristo, per Cristo. Chi si pone fuori di questa verità eterna mai potrà vivere il Vangelo. Gesù è venuto dall'alto della croce, dal suo corpo trafitto, ha versato sull'umanità un fiume di acqua e di sangue. È in quest'acqua e in questo sangue che ogni uomo viene piantato al momento del battesimo. Ma sempre di quest'acqua e di questo sangue dovrà alimentarsi per poter produrre frutti di vita eterna. Fuori dall'acqua è il deserto. Questa verità il profeta Ezechiele l'annunzia attraverso la visione del grande fiume che sgorga dal lato destro del nuovo Tempio di Dio, che è Cristo Gesù. Gesù stesso annunzia nella similitudine della vite e dei tralci. Il tralcio produce se unito alla vite. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Giovanni 15:1-18. Un uomo, una donna, vorranno avere gli occhi puri e guardare una donna. Un uomo, come li guarda il Padre Celeste? Dovranno essere piantati nell'acqua e nel sangue che sgorgano dal costato di Cristo, che sono la grazia dei sacramenti e la crescita dello Spirito Santo. Dovranno rimanere sempre tralci legati alla vera vite. Escono dall'acqua, si separano dalla vera vite. Dopo non poco tempo sono già alberi secchi, tralci buoni solo per il fuoco. Da esseri spirituali diventano nuovamente esseri carnali. Parlano secondo la carne e secondo la carne agiscono, vogliono, desiderano, bramano, operano. Nessun governo di sé e dalla propria concupiscenza. La concupiscenza degli occhi e della carne prendono il sopravvento e fanno dell'uomo un lussurioso. Nessuno per le sue forze potrà dominare le sue passioni. Occorre sempre la grazia di Dio che è stata data tutta al cristiano e tutta messa a disposizione di ogni uomo. Avete inteso che fu detto non commetterai adulterio, ma io vi dico chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio. E chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Matteo 5:27-32. Tutti i peccati dell'uomo, compresi quelli contro il sesto e il nono comandamento, si commettono quando l'uomo si sradica dal fiume della vita e si trapianta nel deserto. Qual è oggi la nostra tentazione? Avendo noi ridotto il Vangelo a pura filosofia, non ritenendolo più legge di vita eterna per noi, e con il Vangelo anche i comandamenti abbiamo ripudiato, vogliamo della Chiesa solo l'apparato religioso, fatto di celebrazioni e di riti, ma senza la partecipazione del cuore e della mente. Se in una Chiesa si celebra il rito, solo il rito della Messa, ma non si crede più nel sacramento, perché alcuni possono ricevere l'Eucaristia e altri no? Il rito deve essere uguale per tutti, ma l'Eucaristia non è un rito, è la memoria della morte
e della risurrezione di Cristo Gesù. È memoria che va mangiata con distinzione e discernimento, ma è anche memoria che va presa perché noi diventiamo memoria vivente di Cristo Gesù. Nel divorzio, dal divorzio, si può essere memoria vivente di Cristo crocifisso. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli, Santi, fateci memoria vivente di Gesù.